Buonasera, ben trovati al nostro TG regionale, festa del patrono. Ieri a Firenze in migliaia hanno assistito allo spettacolo dei fuochi. Vediamo. Cronaca, maxi frode su prodotti biologici, 9 arresti a Pisa, sequestrate 6 società e beni per 6,5 milioni di euro. Vediamo. Una maxi frode commerciale nel settore dei prodotti biologici. Due le aziende pisane coinvolte, la Italian Food e la Biotoscana. Sequestrati beni per oltre 6 milioni e mezzo e sequestrati prodotti adulterati per un valore di 5 milioni di euro. In un caso scoperta anche la presenza della microtossina patulina in un falso succo di frutta alla mela. Abbiamo solo in un'occasione riscontrato questa presenza di questa patulina e lì c'è un sequestro e quindi diciamo l'indagine non ha, insomma, non ci dà certezze da questo punto di vista. L'organizzazione criminale vendeva succo di mela non biologico, anche se dichiarato tale e sofisticato. Il prodotto in realtà era ottenuto in Serbia, partendo da frutti non idonei all'alimentazione umana, in quanto deteriorati o in uno stato avanzato di decomposizione. Tutela da una parte il cittadino che ha diritto di comprare prodotti genuini e avere prodotti per quello che paga. Dall'altra parte tutela gli imprenditori onesti che non possono assolutamente competere con imprenditori di questo tipo che chiaramente investono nelle loro aziende i profitti proventi dei reati, alimentando un circuito che potremmo definire vizioso. Un'operazione quindi importante che tutela il territorio. Eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestrate 6 società in totale. Noi abbiamo stimato l'autoriciclaggio, quindi il denaro reinvestito come profitto nelle imprese per circa 6 milioni di euro e abbiamo stimato un'evasione fiscale al momento di 97 mila euro e chiaramente su questo stiamo ancora lavorando perché riteniamo che la questione possa essere approfondita anche ulteriormente. Torniamo a parlare del Forteto perché il guru Fiesoli è stato fotografato con due minori ad Aulla in un bar e Forza Italia scrive al ministro Bonafede. Vediamo. Rodolfo Fiesoli, il guru del Forteto, condannato per violenze e abusi sui minori nella comunità che fondò in Mugello, che sorride a due bimbi che lo ascoltano in un bar di Aulla, Massa Carrara. È la foto scattata da Yuri Gorlandi, coordinatore toscano dei giovani di Forza Italia, che ha postato il tutto su Facebook con il volto dei minori oscurato, commentando: "Ad Aulla devo vedere anche questo, l'orco del Forteto, incredibilmente a piede libero, che disturba due ragazzini seduti al bar." Sul caso è intervenuto il deputato azzurro e coordinatore del Partito Toscano Stefano Mugnai, che ha guidato la prima commissione d'inchiesta del Consiglio della Toscana sul Forteto, presentando un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Non è la prima volta che l'ex profeta del Forteto viene avvistato ad Aulla, dove vive ospite di una struttura in attesa che la Cassazione si pronunci su un ricorso presentato dal suo avvocato Lorenzo Zilletti, dopo una sentenza di condanna a 14 anni e 10 mesi della Corte d'Appello.
Il presidente di Whirlpool IMEA e vicepresidente esecutivo di Whirlpool Corporation, Jill Morell, annuncia che l'azienda è fortemente impegnata a trovare una soluzione in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e le organizzazioni sindacali in grado di assicurare la continuità industriale e preservare i livelli occupazionali, così da garantire un futuro sostenibile per i dipendenti, aggiungendo che viene confermato il ruolo strategico dell'Italia. E rimaniamo sempre in campo di lavoro, sciopero di 2 ore su tutti i turni e un presidio domani alla Ferpi di Piombino. La decisione, confermata oggi dalle assemblee dei lavoratori, è arrivata dopo un lungo confronto con i lavoratori sulla volontà di andare avanti oppure sospendere lo sciopero, dopo che le segreterie FIM, FIOM e UILM, convocate stamani insieme alle RSU in direzione aziendale, hanno ricevuto dall'azienda alcune aperture per quanto riguarda alcune posizioni interessate dal taglio delle riorganizzazioni e sulla tempistica del pagamento del welfare nel mese di agosto. E ora torniamo a Firenze, Giuberose, un nuovo presidio per salvare lo storico caffè. CGIL lancia fa una domanda agli imprenditori affinché spieghino perché non si fanno avanti. Vediamo. Qualche giorno fa la terza asta per il caffè letterario delle Giuberose è andata deserta. Probabilmente ce ne sarà un'altra a fine luglio, intanto prosegue l'esercizio provvisorio. Ormai lo storico caffè è in esercizio provvisorio da più di 6 mesi. Normalmente gli esercizi provvisori durano circa 3 mesi. È importante però, ribadiscono i sindacati, salvare il caffè delle Giuberose. Intanto i circa 30 lavoratori stanno appesi a un filo, perché se chiude il caffè loro rimarranno anche senza ammortizzatori sociali. Di nuovo l'appello dei sindacati è per gli imprenditori. Nonostante un brand importante, noi siamo di fronte al fatto che non c'è un imprenditore oggettivamente voglia rilevare il caffè delle Giuberose. Questo ci delude profondamente, ma ci delude anche per il semplice fatto che noi il 20 di maggio, dopo la seconda asta, nel momento in cui abbiamo compreso e non c'era un interesse, abbiamo chiesto a tutti le associazioni imprenditoriali fiorentine la possibilità di aprire un tavolo. Ad oggi non c'è una risposta e quindi attraverso anche i mezzi di comunicazione di stampa noi rilanciamo all'imprenditoria fiorentina la possibilità di venire al tavolo a spiegarci quali sono le ragioni per le quali questo caffè non ha un interesse. Ci potrebbero essere delle cose che noi non comprendiamo, e il semplice fatto che nonostante noi chiediamo, le organizzazioni sindacali chiedano un tavolo per comprendere le ragioni e non vengano a quel tavolo, ci dà la dimostrazione o c'è un disinteresse o avevano rotto probabilmente computer, i telefoni, e quindi li rimettino, ce li facciano, perché siamo di fronte all'omissione di soccorso di una grande attività imprenditoriale. Noi non vogliamo desistere, non vogliamo rilanciare, vogliamo dire agli imprenditori di venire al tavolo, di rispondere a quella lettera, perché non c'è in questa città solo l'aeroporto. Per l'aeroporto si fanno grandi proclami, sembra sia l'elemento centrale di questa città. Pensiamo che oltre agli aeroporti ci siano anche le attività produttive, perché senza attività produttive, solo aeroporti, noi facciamo una città vetrina, una città di Disneyland, dove ovviamente probabilmente si mettono un po' di marchi, ma non si fa ovviamente. Quindi senza il caffè delle Giuberose c'è uno sfregio alla città di Firenze, a Piazza della Repubblica e a Firenze tutta. È come non avere il Ponte Vecchio. Ecco, se questa è la responsabilità degli imprenditori, stiano ancora in silenzio, però ovviamente è giusto e l'opinione pubblica sappia di che cosa stiamo parlando. Andiamo a Pistoia, rubano un'ambulanza e postano il video sui social. È successo sulla montagna pistoiese, indagano i carabinieri, vediamo. Hanno scassinato la porta del garage, poi hanno rubato l'ambulanza che vi era custodita e le casacche dei volontari, divertendosi a filmare col cellulare la loro bravata e postarla su Instagram. Percorsi 500 metri hanno abbandonato l'ambulanza appena acquistata e ancora da inaugurare in mezzo alla strada e si sono dati alla fuga a piedi.
L'episodio vandalico è accaduto nella notte tra sabato e domenica, come riporta oggi La Nazione, nel comune di San Marcello Piteglio, ai danni della Croce Verde di Prunetta. Sul caso indagano i carabinieri, allertati da alcuni passanti che intorno alle 5:30 del mattino, notando il mezzo fermo sulla strada, hanno temuto un incidente e si sono fermati per prestare aiuto. A quel punto gli autori del furto, sembrerebbe un gruppo di giovanissimi che erano ancora sul posto, sarebbero scappati giù per un bosco. I vandali hanno anche scaricato le bombole di ossigeno che erano a bordo e una l'hanno gettata giù dall'ambulanza. La Corte di Strasburgo ha rigettato la richiesta del governo italiano di pronunciarsi di nuovo sul caso di Amanda Knox, dopo che l'Italia era stata condannata lo scorso gennaio per aver violato il diritto alla difesa dell'imputata, che è stata definitivamente assolta per il delitto. Il panel che ha valutato la richiesta ha rifiutato di inviare il caso nella Grande Camera. E la sentenza emessa contro l'Italia diventa quindi definitiva. Torniamo a Firenze perché a luglio partono i cantieri alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Tra i principali interventi la climatizzazione e il risanamento delle capriate. Vediamo. Si apriranno a luglio i cantieri alla Galleria dell'Accademia per un miglioramento della funzionalità del museo. Vogliamo portare la galleria, sintetizza la direttrice, dall'Ottocento al XXI secolo. E tra i lavori più attesi da turisti e personale ci sono sicuramente quelli per l'impianto di climatizzazione, vecchio di 40 anni, con sale che ne sono del tutto prive. È una cosa molto complicata, anche perché sono messi in ambienti angusti dove non ci si arriva, dove sono stati murati proprio questi impianti, quindi bisogna buttare giù dei muri, bisogna tagliarli a pezzi per poterli tirare fuori. È sicuramente il caldo la lamentela maggiore di turisti e dipendenti. Come affronteranno questi giorni di temperature torride? Faremo come si è sempre fatto e il clima è quello. E non è che io non posso più girare in città a Firenze e denunciare il sindaco perché fa caldo. Non solo climatizzatori, i lavori che imporranno restrizioni del percorso come la chiusura della Sala del Colosso per circa 10 mesi, riguarderanno anche consolidamenti strutturali, una nuova segnaletica, nuove illuminazioni a LED e un nuovo ingresso al museo. Cecil Holberg rivendica anche quanto fatto finora, ricordando di aver trovato una situazione decisamente lacunosa al suo arrivo nel 2015, ad esempio solo nel 2017 è riuscita a ottenere la certificazione antincendio scaduta nel 2004, ma non vuole commentare le notizie di una possibile riforma annunciata dal ministro Bonisoli che potrebbe togliere autonomia all'Accademia. Ma di una cosa è certa. I lavori cominciano proprio con l'autonomia. Dal 2015 abbiamo cominciato a fare questi lavori che prima con una progettazione, cioè per fare delle progettazioni, delle programmazioni future bisogna avere la sicurezza delle finanze e se quelle non ci sono la cosa si rende più difficile. Stop ai treni tra Pistoia e Porretta Terme per quasi un mese a luglio, mentre è sempre chiusa al transito la statale 64 porrettana. Fratelli d'Italia chiede ad ANAS e Rete Ferroviaria Italiana di mettersi d'accordo e di usare il buonsenso. Vediamo. È inaccettabile che la società Rete Ferroviaria Italiana proceda a chiudere per lavori nei prossimi mesi estivi la ferrovia porrettana nel tratto Pistoia-Porretta in concomitanza proprio con l'avvenuta interruzione della strada statale a causa di una recente frana nella frazione di Pavana, principale arteria di collegamento tra il Pistoiese e l'Alto Reno. E quanto comunicano i parlamentari di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti e Patrizio La Pietra e i consiglieri regionali Michele Facci e Giancarlo Tagliaferri per l'Emilia Romagna e Paolo Marcheschi per la Toscana. Ci sono tutti gli elementi per la cosiddetta tempesta perfetta. Il nostro intervento insieme ai miei colleghi emiliani dell'Emilia Romagna, sia del Consiglio regionale che parlamentari e toscani, va proprio in questa direzione. Adesso nei prossimi giorni cercheremo di contattare direttamente anche RFI per capire se
insieme a ANAS possono fare un programma tale da poter permettere comunque un'organizzazione che, soprattutto in questo momento, come diceva lei, in un periodo estivo dove il turismo è fondamentale, la viabilità uguale, possa permettere comunque di non bloccare completamente la viabilità fra Toscana e Emilia. Ci sono già dei primi provvedimenti, almeno questi positivi, la Regione ha stanziato dei fondi per le attività che hanno subito danni nella statale 64 e anche insomma nella zona. No, sicuramente ogni risorsa che viene stanziata è positiva. Io sono più dell'idea che prima di dare comunque qualcosa ai commercianti, alle aziende, che è comunque un atto positivo, bisognava agire in maniera velocissima per il ripristino della strada. Non si può dire vabbè, siccome c'è questa situazione ti do un contentino e la strada è ancora chiusa. Comunque al di là di questo, al di là delle polemiche, comunque vanno bene tutte le risorse, l'importante è far sì che RFI e ANAS si possano coordinare, non è una cosa difficile, è solamente una cosa di buon senso. La nostra azione va proprio in questa direzione. Codice arancione per il caldo a Firenze, c'era già oggi, ma viene prolungato anche a domani, e rosso per giovedì 27 giugno, quando è previsto che la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi. Lo comunica la Protezione Civile del Comune. Palazzo Vecchio, attraverso una nota, fa sapere di offrire diversi servizi dedicati in particolare alle persone anziane. Restano attivi i codici rossi che saranno richiesti e i ricoveri di sollievo finalizzati ad offrire alla famiglia l'opportunità di alleggerire per un periodo di tempo determinato lo stress e l'impegno di cura. Esiste inoltre la possibilità di segnalare da parte dei medici di famiglia gli anziani ultra 75 anni soli in condizione di fragilità per l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva gestito dalla Società della Salute. Sono in funzione tra l'altro anche i servizi attivi ordinariamente come l'assistenza in casa, i pasti a domicilio, i centri diurni, la teleassistenza, i centri anziani, i progetti Soli Mai e dell'assistenza di condominio. E a Firenze la festa della FIOM fino al 30 giugno con il segretario della CGIL Landini. Vediamo. Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, sarà l'ospite principale della festa della FIOM CGIL di Firenze, che si terrà da domani a domenica 30 giugno al Circolo Rondinella del Torrino. L'ex leader nazionale della FIOM sarà intervistato sabato 29 da Michele Santoro. Ha dato invece forfè per impegni istituzionali il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, inizialmente in programma e che avrebbe dovuto partecipare a un dibattito giovedì 27 con Ilaria Cucchi e Andrea Magherini. Prima dell'evento di apertura con il sindaco Dario Nardella, domani FIOM in festa ospiterà un'assemblea dei delegati della Bekaert di Figline Valdarno. Venerdì 28 invece sarà la volta di un dibattito sull'immigrazione a cui parteciperanno fra gli altri l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, il parroco di Vicofaro, Don Massimo Biancalani e lo storico dell'arte Tommaso Montanari. Chiusura domenica con il dibattito Nuovi fascismi e vecchie intolleranze negli stadi, a cui parteciperà la segretaria generale nazionale della FIOM, Francesca Redavid. E ora la moda al via Pitti Filati con 134 marchi, 30 esteri. Vediamo. Tutto pronto per l'edizione numero 85 di Pitti Filati a Firenze dal 26 al 28 giugno, edizione che mette in vetrina le tendenze per l'autunno-inverno 2020-2021. Come sempre, le proposte per la stagione fredda sono le più congeniali alle tipologie produttive del distretto pratese, che risponde all'appello di Pitti Filati con 30 aziende. È un momento di grandi aspettative per tutto il comparto filati, per il quale i dati del Centro Studi Confindustria Toscana Nord tratteggiano una situazione in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Se la produzione industriale dei filati italiani ha segnato meno 5% nel 2018 e meno 10% nel primo trimestre 2019, per i produttori di Prato i numeri sono rispettivamente più 5 e più 3%. Positivo anche l'export, che continua a trovare nell'Europa il mercato di riferimento. Crescite importanti però si registrano verso la Cina e verso la Corea del Sud, che aumentano rispettivamente del 48% e del 37%. Prato si conferma tra i poli più importanti
importanti della produzione di filati con 77 aziende e 1300 addetti di una filiera altamente specializzata. I filati per maglieria costituiscono metà della produzione pratese. Un ulteriore 25% è rappresentato dai filati per tessitura ortogonale e jacquard, il 15% per arredamento e il rimanente per aguglieria, cucirini e ricamo. Quasi il 70% della produzione di filati è concentrata sulla stagione invernale. Il giro d'affari del settore è stimato intorno a 565 milioni di euro, di cui oltre il 48% riguarda le esportazioni. I risultati positivi che stiamo riscontrando non ci esimono dalle preoccupazioni che investono l'intero settore tessile, commenta Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo produttori di filati della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord. Instabilità e rallentamento dell'economia internazionale costituiscono un potenziale problema per tutti. La nuova edizione di Pitti Filati mette l'accento sul tema molto sentito della sostenibilità. Giovedì ci sarà un incontro sulla tracciabilità delle fibre di lana e mohair e delle fibre riciclate. Un appuntamento importante per avere tutte le ultime notizie sugli standard di certificazione del benessere animale, oltre che per fare il punto sul sistema di certificazione delle fibre laniere rigenerate. E ora l'arte, effetto Araki, mostra del maestro giapponese a Siena, fino al 30 settembre, vediamo. Abbiamo cercato di costruire una mostra diversa dalle altre, considerando che Araki è esposto in tutto il mondo, in tantissimi musei, quindi non volevamo ripetere altre mostre, ma soprattutto abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse in un certo qual modo anche dialogare con la storia delle città e con l'Italia. In particolare questa mostra rispetto ad altre e sicuramente rispetto a quelle fatte in Italia negli ultimi 20 anni è diversa perché per la prima volta ripercorre un po' tutto il percorso di Araki, quindi la sua carriera dall'esordi, dal 1963 fino ad oggi. Quindi c'è il primo lavoro prodotto da Araki, quello dedicato ai due ragazzini vicini di casa, Sacine e Mabo, a due lavori realizzati appositamente per Siena, infatti conclusi uno il mese scorso e l'altro ancora in progress. E ora gli spettacoli con il cartellone a cura di Elisabetta Berti. Apriti Cinema, la rassegna di cinema all'aperto nel piazzale degli Uffizi, torna per il terzo anno e l'inaugurazione è doverosamente dedicata a Franco Zeffirelli. Il regista fiorentino da poco scomparso viene infatti ricordato con uno dei suoi film più celebri e più legati a Firenze, Un tè con Mussolini. Torna a Firenze dal 26 giugno all'8 agosto nel cortile degli Uffizi, Apriti Cinema, l'arena cinematografica estiva organizzata dall'associazione Quelli dell'Alfieri, con una programmazione curata dalla compagnia di Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e inserita nel cartellone dell'estate fiorentina. Il primo evento speciale della rassegna è l'inaugurazione del 26 giugno con un omaggio al maestro Franco Zeffirelli, nel quale sarà proiettato Un tè con Mussolini, un racconto appassionato ed un affresco storico della sua Firenze stravolta dal fascismo e dalla Seconda Guerra Mondiale. Dovunque lo portino, non lo rivedremo mai più. È tutto, grazie per aver scelto il nostro TG. Una buona serata a tutti con i programmi di Toscana TV.